l'intervento conclusivo di questa grande manifestazione nazionale che si svolge qui a Roma per dare la parola al nostro segretario generale Guglielmo Epifani, che vorrei ringraziare in nome di tutti per il suo coraggio, la sua determinazione, la forza degli argomenti per difendere i diritti e il lavoro di tutti, nessuno escluso. Guglielmo Epifani! Cari compagni, grazie perché siete davvero molti e voglio ringraziare come sempre quelli che sono venuti da più lontano, i più giovani di voi e i più anziani di voi. Grazie per stare qui con noi a Roma oggi. Io vorrei dire con chiarezza, perché anche chi fa finta di non ascoltare possa alla fine capire quello che vogliamo fare e quello che vogliamo dire con questa manifestazione. Deve essere chiaro quello che pensa la CGIL, del perché si mobilita, sul che cosa si mobilita, che cosa chiede che cambi. Voglio anche aggiungere, lo dico subito, perché ogni tanto c'è qualcuno che scherza su questo, che non verrà mai meno e non viene meno sicuramente oggi quel senso di responsabilità nazionale che la CGIL ha sempre avuto nella sua storia e che vuol dire che quello che noi facciamo, quello per cui ci battiamo, non è nell'interesse di questo o di quello, ma nell'interesse generale del paese, dei lavoratori e delle fasce più deboli della nostra comunità nazionale. C'è bisogno che il paese faccia una manovra di correzione dei conti pubblici. Lo dico subito e l'abbiamo sempre detto. Troppi grandi rischi se il paese fosse esposto col suo debito alle ondate speculative. Semmai c'è da chiedere perché non si sono fatte le cose che si dovevano fare. Semmai c'è da chiedere più Europa, più democrazia in Europa, più regole per contrastare i movimenti speculativi e l'anarchia dei mercati finanziari. C'è bisogno di regole per la finanza mondiale ed europea, di trasparenza, di sedi di controllo, di autorità internazionali. E visto che ci siamo, ci vorrebbe davvero, come chiede il movimento sindacale mondiale, che i governi dei paesi decidano una volta per tutto di mettere una tassazione sulle transazioni finanziarie a scopo speculativo. Cara Europa, cari governi del mondo, caro governo italiano, troppo tempo avete perso. Avete fatto passare 2 anni di crisi senza fare nulla, senza cambiare nulla, e ora c'è il rischio, lo avevamo detto, che i mercati speculativi rialzino la testa e provino a lucrare sulle difficoltà dei paesi, che alla fine diventano le difficoltà dei cittadini, dei giovani precari, dei lavoratori, degli anziani e dei pensionati. E non va bene che una crisi della quale nessuno di noi, né qui in Italia, né in Grecia, né in Spagna, né in Portogallo, né in Francia, né in Germania,
porta nessuna responsabilità. Questa crisi alla fine la paghiamo come sempre soltanto noi. Non è giusto e soprattutto la deve finire.